Ho come la sensazione che Ferragamo è uno di quei nomi che conosco da sempre, insieme ad altri, e che poi alla fine sono i nomi che conoscono in tutto il mondo, no? Sono 5-6 nomi che nel mondo evocano il significato della moda, ad ogni latitudine. Quello di Ferragamo è uno di questi. Intanto storicamente il fatto che il cinema abbia utilizzato i creatori di moda per i racconti delle storie che raccontavano. Ferragamo ha fatto un sacco di scalzature per un sacco di film, anche molto importanti della storia del cinema, ma dopo di lui altri creatori hanno fatto la stessa cosa. Penso per esempio a Saint Laurent e a Givenchy, che hanno fatto collaborazioni incredibili col mondo della moda, col mondo del cinema, scusa. Poi è successo che è diventato un sistema di osmotico. Il cinema ispira i creatori di moda, la moda ispira i creatori di cinema. E evidentemente c'è qualcosa diciamo, che non si può mancare in questo matrimonio tra i due sistemi, perché forse l'uno raccontando storie e l'altro raccontando, diciamo, l'identità formale di una persona, entrambi sono in grado di farci capire qualcosa dell'altro. Beh, mi sono emozionato proiettando il film alla Mostra del Cinema di Venezia oggi pomeriggio. È stato molto toccante sentire il pubblico così agganciato a questa storia così specifica, di questo uomo che ha vissuto il secolo scorso. Molto toccante. Aneddoti ne abbiamo un sacco, tantissimi. Una cosa che ho trovato meravigliosa è conoscere tutti gli artigiani che creano le scarpe ancora oggi dentro l'azienda Ferragamo. Tutte le persone che ho incontrato, che si vedono nel film, che ognuno contribuisce col proprio specifico tecnico alla creazione di un pezzo di una scarpa, erano uomini e donne con un vissuto e delle vite meravigliose, anche se per poco cogliere e ascoltare. E quella scarpa che esiste ancora oggi, che si tramanda dalle idee di Salvatore Ferragamo, esiste anche perché lui ha creato un'azienda dove gli artigiani hanno questa importanza straordinaria. Sicuramente, pensando a Salvatore Ferragamo, quello di non piegarsi e abbattersi di fronte alle gravi difficoltà che ti si pongono davanti dalla vita, al contrario di rilanciare. Dall'altro lato, il modo in cui l'abbiamo fatto è stato molto liberatorio, perché io ho girato questo film mentre giravo e finivo di fare due grossi film che erano Call Me By Your Name e Suspiria, e questo invece era un film piccolo dal punto di vista della leggerezza con cui abbiamo girato le interviste in giro per il mondo. Mai smettere di fare dei film nei modi in cui si possono fare tutti. Un peccato di un cineasta che magari nel tempo acquista l'autorevolezza per fare film sempre più grandi, è quello di smettere di fare film sempre più grandi e di non sapersi guardare intorno o indietro e tornare alle pratiche di cinema con cui si è cominciati. Questo è un grosso film perché poi c'ha tutti gli archivi, tutti i contributi, però la realizzazione delle interviste mi ha fatto sentire molto bella la vivacità di lavorare con una piccola troupe, e quindi mi fa sentire come importante pensare sempre a me stesso come qualcuno che può fare più o meno tutto quello che vuole senza mai adagiarsi sugli allori.